Salve a tutti, ragazzi, qui è Rocet e bentornati ragazzi finalmente nella Egglock randomizzata su Pokémon Rosso Fuoco sul canale di Rocet. Allora, nella scorsa parte ragazzi siamo arrivati qui a Primiso dopo aver battuto Blaine, che può apparire sulla cannella. Però Blaine ci ha portato via un membro, ovvero Crystal. Infatti ragazzi siamo rimasti con 5 Pokémon. Fuori parte non ho aggiunto nessuno in quanto volevo aspettare di scegliere magari il sesto membro qua insieme a voi durante il video. Ma volevo anche aspettare di schiudere le ultime uova ragazzi. Infatti abbiamo ben 4 Pokémon che devono essere scambiati per 4 uova, ovvero Quagsire, Senshu, Absol e Skitty. Quindi ragazzi direi di farne almeno 2 adesso e poi magari andiamo avanti verso il Monte Brace. Spero che avete capito cosa andiamo a fare al Monte Brace. E poi magari fuori, alla fine della parte ne faremo altre 2. Allora, quale possiamo fare ragazzi di box qua? Questo qua è ancora abbastanza vuoto, quindi facciamo... Non lo so come possiamo andare a fare questo qua. Magari, perché no? Ok, box cos'è? Box 9 per un Quagsire al 22. Fantastico direi fantastico. Quindi dammi un Pokémon altrettanto fantastico per questa prima schiusa di questo episodio ragazzi. Numero 16 se non ricordo male l'episodio. Già al 16, mamma mia. Allora, vediamo un po' qualcosa di proprio a modo mi dicono, Porygon 2. Ok ragazzi. Ok, Porygon 2, lo chiamerò Cyber ragazzi, proprio così, proprio d'impulso, è un Pokémon virtuale, è programmato in modo artificiale dall'uomo ragazzi, qui lo chiamo Cyber. Allora, Porygon 2 non mi dispiace, mi servirebbero Pokémon tipo fuoco ragazzi per il mio team, in quanto vorrei mettere Kingdra però è in parte acqua, ok, al drago, però vorrei insomma un Pokémon fuoco o al massimo erba, dopo vi spiegherò la mia idea. Natura ardita, fumo chiaro, evita riduzione delle statistiche. Assorbimento, attacco rapido, giorno paga, questo mi ricorda il mio Meow del Team Rocket, e eruzione. Ok, non male, dai, poteva andare peggio come moonset. Allora, io ragazzi sono indeciso, comunque sia, vorrei o un Pokémon tipo fuoco, oppure abbiamo Kingdra, o abbiamo anche questo, insomma, Breloom, Erbalotta, Shiny. Potrei mettere 2 ragazzi, non metto Serenia al momento perché ho già Lugia come Pokémon leggendario, quindi non mi va di mettere 2 leggendari ragazzi. Scambiamo adesso però Senshu, lui, scambiamo lui ragazzi. Allora, qua c'è solamente un nuovo scambiato, ovvero quello per Panko. Dove lo possiamo mettere ragazzi? E qua. Lo mettiamo qua, vediamo un po' chi sarà questo fortunato Pokémon che si aggiudica il posto come secondo uovo di quest'oggi ragazzi. Vediamo un po' quanto ci mette a schiudersi, penso poco ragazzi, metto veramente pochissimo a schiudersi le uova, le vostre uova mi ricordo, che mi avete matto veramente in tantissimi. Ok, eccolo qua, vediamo un po' chi è, dai, fatti non essere timidi. Rattata. Ah. Rattata. Mamma mia, ma veramente ragazzi, ma veramente, cioè, ma veramente voi avete fatto, mi avete mandato una Rattata che io chiamerò Joy, scritto così ragazzi, cioè, ma veramente, cioè, ma volo e fossa. Ok, lancia fiamme, volo, fossa e Sonic Boom. Fantastico direi. Direi che hai colto nel segno tu che mi hai animato questo Rattata. Oh mamma mia, ma perché un Rattata? C'è dopo Zigzag un anche Gennaro Bullo in sotto forma di Rattata. Praticamente è Gennaro Bullo questo qua. Vabbè ragazzi, a fine episodio se troveremo altri Pokémon da scambiare, insomma, scambieremo altre uova e poi insomma decideremo se mettere un altro Pokémon in squadra, come penso farò. Allora, ah no, non ho ripreso, non ho più nessuno con Surf, oh mio Dio, non ho più nessuno con Surf adesso, oh mamma mia, c'è solamente Tsunami che può impararla purtroppo, cavolo, questo non ha fatto una bella cosa, potrei togliere Triplo Calcio, mi tocca ragazzi, mi tocca togliere Triplo Calcio purtroppo, mi è morto Crystal che aveva Surf, mannaggia. Allora, voglio mettere repellente, ragazzi, perché dopo, insomma, capirete il perché di questa cosa. Allora, quanti repellenti ho ancora io, però? 2, cavolo, solamente più 2 repellenti. Non è una bella cosa questa,
Ok, questa qua mi dimenticavo sempre di affrontarla quando giocavo su fuoco, ragazzi, perché era qua nascosta e nessuno la vedeva mai, questa, insomma, nuotatrice, Lara, con Girafarig. E tu ti ricordi che il divino ti ha purgato nella palestra dei misti, vero? Ah no, era Gemon, no, il divino, però ti ha purgato, insomma. Haunter. Haunter, anche tu purgato male, mi dicono, Una... Anche come nella palestra dei misti, ragazzi, che aveva, insomma, Girafarig e Sylhot di nuovo insieme, i nostri eroi, mamma mia. Che bellezza ragazzi, quanto è bello tutto ciò. Allora, qua abbiamo un'allenatrice che io balzerei proprio di prepotenza. Qua abbiamo con me, diciamo, il campeggista. Abbiamo un po' forza, vabbè, no, non lo one shotta, però Megacorno dovrebbe one shottarlo. No, non lo one shotta ancora. Continua a fare scippo il ladro. Pichu. Andiamo a Atena, ragazzi, contro Pichu. Almeno a Ossoclava e lo può one shottare proprio di rabbia. Il Lumise, un altro bel Pokémon che non è che mi piace proprio tantissimo il Lumise. Aromaterapia. Il Lumise e Wobbit sono dei Pokémon abbastanza, insomma, anonimi. Dovrebbero avere qualche altra forma, una pre-evoluzione, non una Mega, non, boh, una Mega ci sarebbe un po' male, secondo me, però vabbè. Allora adesso voglio fare una cosa, ovvero buttarmi qua dentro, ragazzi, prima finisce il repellente, e prendere Spaccaroccia da questo tizio, che mi servirà a breve, spero. Il problema è che Spaccaroccia, tanto mi curo un attimo i Pokémon, ragazzi, ok, come nella città di Cuor di Lava, che c'era quella specie di sorgente termale. Ok, allora, Spaccaroccia, un MN abbastanza inutile, che posso imparare in tanti, però io voglio prendere magari, ragazzi, un Pokémon dal box e fargli appunto imparare Spaccaroccia, se no qua veramente è la fine. Allora, sposta Pokémon... Speriamo che Skitty possa imparare Spaccaroccia, ragazzi, se no veramente qua è la fine. Allora, lo posso usare un attimino per questo, solamente per Spaccaroccia. Non è capace, ragazzi, quindi mi sa che adesso farò un piccolo taglio e, insomma, insegnerò a un Pokémon Spaccaroccia, ebbene sì. Ok, ragazzi, eccomi qua, ho insegnato Spaccaroccia a un Pokémon e questo Pokémon, ragazzi, è temporaneamente Gaia, che ritorna, non nella salva perché è morta, solamente per darmi Spaccaroccia, ragazzi, per farmi usare Spaccaroccia. Ehi là, eccoli qua, non mi affrontano in doppio questi qua, però... Quindi li affronteremo in singolo. No, no. Nato, ragazzi, che ovviamente non è shiny e muore pure. Quindi attenzione, doppio colpo per Nato, ragazzi. E mandiamo Kermit. Ho fatto attenzione mentre venivo su, ragazzi, a non incontrare Pokémon sovatici nell'era. Almeno possiamo andare a vedere chi è morto. Sono in tutta calma. Ok, adesso infatti mi toccherà mettere un altro repellente. Non solamente uno, quindi mi toccherà fare molta attenzione, ragazzi. Perché vorrei catturare il Pokémon che sarebbe in teoria morto, insomma, che è randomizzato. Quindi occhio. Mamma mia, mi ha fatto male con quella. Cambia colore. Mi ha fatto male con quella botta in testa. Charmander. Ok, e i livelli sono molto alti. Molto, molto alti, ragazzi. Ok, adesso facciamo così. Mi curo un secondo con una iperpozione. Perché il divino merita sempre le pozioni, ragazzi. Lui è molto meritevole. E direi di cambiare, magari mettere, non so, Abyss, ragazzi, che non combatte da un po' di tempo. Adesso. Direi di sfruttare bene l'ultimo repellente purtroppo che abbiamo, ragazzi, in quanto non ci sono market disponibili qua a Premiso, perciò devo per forza usare quello che ho. Ok, queste cose le affronterò magari dopo quando torno indietro, se vedo. Ok, Montebrace. Quindi è una... Allora, questa qua cos'è? Via Vulcanica Montebrace. Ok, quindi era una nuova zona, tra l'altro, quindi potevo tranquillamente fare la cattura anche senza mettere repellente. Anzi, potevo metterlo adesso repellente. Allora, forza c'è la Farfetch. Molto bene. Quindi devo fare molta attenzione, perché questa qua mi affronta perché è infame. Oh mio Dio, Heracross. Fuoco pugno. Potevo fare tranquillamente volo e, insomma, one shotato con un per 4, ragazzi. Proprio dritto in faccia, stabbato. Fuoco pugno, che non gli faccio niente, però. Idropompa gli faccio di più? No. Non gli faccio tantissimo. Mi conviene fare il volo a questo punto. E non crepa ancora, Non crepa... E uso... Cioè, non pensavo fosse così ricca da fare addirittura ricarica totale. Oh mio Dio. Cioè, è ricchissimo questa che mi ha fatto ricarica totale. Kanga. Allora, Kanga. Caro il mio Kanga. 40 oltraggio. Aia, mi ha fatto niente. Ancora oltraggio. Dai. Questa è la punizione. Questa è la giusta punizione. Allora, devo fare attenzione, ragazzi, perché qua voglio andare... Allora, prima di tutto a spaccare le rocce. Ecco, finito repellente. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Allora, devo fare attenzione. Allora, perché voglio andare a vedere chi è quel cavolo di Moltres. Sicuro che non ho altri repellenti, ma sei proprio sicuro di questo tu?
Allora, no, sembra in effetti che io non abbia altri repellenti, eppure mi sembrava di averli comprati nelle scorse parti, niente, ho solamente questi. No, un repellente Max, che culo, che culo. Così posso sicuramente andare da Moltres, ragazzi, vedere chi è. Dai, dai, così, a bomba, raga. Ok, fantastico, ora sì che sono motivato. Ok, ma dove? Danza spada, ecco. E tanto, ragazzi, i livelli del Montevaccia sono veramente alti, questi livelli. Ok, intanto Abyss fa veramente sfracelli, Montebraccio, quindi mettiamo un repellente. Dopo devo fare ancora la cattura nella via vulcanica dopo, perché pensavo che fosse lo stesso percorso, invece no, caro Rocket, proprio per niente. Allora, cambiamo, ragazzi, mettiamo Kermit la rana, proprio lei. Ok, intanto bellissimo questo paesaggio, proprio che mi ricorda il passo selvaggio di Rubino e Zaffiro, veramente bellissimo. Ok, qua senza repellente non ce l'avrei mai fatta, ragazzi, arrivare da Moltres. Ok, qua c'era uno strumento che troverò, penso, dopo. Bello, pieno di strumenti qua. Bacca palma, vabbè, siamo su un'isola abbastanza vulcanica, perciò ci sta. Allora, Farfetch, permettimi di andare da Moltres, se c'è. Già, ecco, lo vedo, ragazzi, è lui. È lui. Ok, ragazzi, Moltres, la nostra cattura del Monte Brace. Vediamo un po' chi è. Vediamo un po' chi è. Weezing, un po' come il Team Rocket, a livello 50. Ok, ragazzi, Weezing, la nostra cattura del Monte Brace. Lo catturerò, ragazzi, perché voglio assolutamente vedere poi per cosa lo scambierò come nel box. Dai, ragnatela, guardalo. Calma, leccata, guarda che mi paralizza, ma io ho muta. Pensavi. Ok, ragazzi, Mega, non devo usare la Mastable, perché sennò se uso la Mastable e poi mi capita un leggendario, poi è peggio cose. Leccata, guardalo, è proprio leggendario, questo Weezing. Infatti ho occupato un po' di Mega Ball apposta, ragazzi. Vai, 3. Catturato Weezing, cattura il Monte Brace, completata. Molto bene, ragazzi. Weezing, che metteremo nel box, insomma, panchinari per il momento. No, il cimitero è finito. Porta male, ragazzi, ve lo assicuro. Ok, tutti i Pokémon che finisco lì poi, insomma, faticano un attimo. Allora, qua devo spingere semplicemente queste cose giù. Ok, e poi mi prendo questo strumento che mi pare che fosse la pietra focale nel gioco originale. Qua invece... Sì, ma... Quante bacche devo trovare io nella mia vita? Tipo, ne ho trovate un po' troppe. Allora, qua si rientra, se non ho visto male. Quindi mi sa che mi butto giù da qua, ragazzi. Guardo se c'è qualche strumento. Qua forse c'era qualcosa, se non ricordo male. Sarà Scyther. Uno strumento. Niente. La collezione di flauti continua sul canale di Rocket. Qui con il codice sconto Madonna, troverete il flauto, insomma, quello argentato e autografato da Rocket. Fantastico. Ok, direi che abbiamo fatto tutto, ragazzi. Questo qua mi insegnava uovo bomba, se non ricordo. No, esplosione. Certo, esplosione. Simpatico. Ok, ragazzi, direi di fare la cattura anche nella via vulcanica senza buttarmi di nuovo sulla riva. Vediamo un po'. Cosa ti avevo detto io? Cosa ti avevo detto io? Cioè, parlavo di leggendari prima. Eccolo qua, appunto. Splash. Non muore, attenzione, ragazzi, non muore neanche. Allora, però non userò tutte le Mega Ball, ragazzi, Proprio no signore, perché... specchio velo? Specchio velo mi ricorda qualcosa di molto brutto della scorsa parte, vero? Akazam, Blaine, Crystal e compagnia. No! Dai. Ragazzi, se non catturo entro, insomma, ancora 5 Pokéball, vado fino alla 16, poi basta. Perché non posso sprecare Pokéball così, ragazzi. Tanto ci sono le uova per i leggendari, quindi fa niente. Vediamo un po'. Dai, vado fino a 15, dai, ultimo numero 15. Guarda che non ci sta. Vabbè, ma al cacciavite di non lo so cosa. Taglio. Niente, specchio velo, non ci sta. No, niente, ragazzi, balzo. Dai, te ne tiro ancora una. Dai. Vabbè, niente, 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 niente. Degenerato troppo dispendioso di Pokémon, ragazzi. Allora, direi di andare, ragazzi, a volare e di finire l'episodio per oggi. Perché dobbiamo ancora schiudere un uovo. Ovvero, schiudiamo Weezing, ragazzi. Il nostro fake Moltres, che scambieremo così col vecchio metodo di pararsi gli occhi. È finito di nuovo in panchina. Ok, è finito qua vicino a Rhydon, in questo, insomma, triangolo molto particolare. Gaia. Io ti abbraccio, mi sei stata molto utile, però devi tornare qui nel cimitero. Mi spiace. Ok, ragazzi, vediamo un po' chi è il nostro ultimo uovo di questa puntata. E poi stopperemo, ragazzi, nella prossima. Continueremo la nostra avventura nella Egglock. Oh, vediamo un po' chi è. Dai.
Shiny! Attenzione! Attenzione, ragazzi, io direi che possiamo tornare a dare questo soprannome. Ovvero, ragazzi, non è un Charizard, è un no. Lo chiamiamo, ragazzi, Phoenix, il ritorno dopo la Crazy Oak di Pokémon X. Ebbene sì, non è Charizard, ma è questa volta sotto forma di Oh, Shiny. Mamma mia! Cioè, ragazzi, stupendo, eh! Stupendo! Natura ardente, fuoco volante. Mamma mia, lancia fiamme, trasformazione, attacco d'aria e Splash! Splash! Perché mi avete dato un uovo con Splash? Siete proprio dei birbantelli, ragazzi. Mamma mia. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Quindi mi raccomando, un bel pollicione in su, mi raccomando. Un commento alla domanda di Rocket, iscrizione al canale e la campanella per le notifiche. Quindi, ragazzi, vi do appuntamento in un prossimo video da Eggblock, sempre qui sul mio canale. Perciò, un saluto a Rocket, buon pomeriggio e ovviamente, bye bye!